adesso ce lo racconti, adesso ce lo racconti. Eccoci qua, siamo rientrati in studio. Allora, dovremmo avere Stefano Fogato in collegamento da Parigi. Non so se riusciamo a vederlo, perché il collegamento Skype va e viene, ma forse lo riusciamo a sentire, anzi sicuramente dovremmo sentirlo al telefono. Eccolo qua, invece ti vediamo anche Stefano. Buonasera, Stefano Fogato è un fotografo italiano, ci conosciamo da tanti anni, siamo stati compagni di scuola, per cui possiamo, ti darò del tu Stefano, anche se oggi sei un fotografo affermato d'Oltralpe. Dovresti riuscire ad abbassare il volume di Skype, altrimenti abbiamo un ritorno fastidioso. Vediamo se ci siamo. Eccoci qua, vediamo. No, abbiamo un... Ho tolto il volume. Abbiamo, purtroppo il collegamento evidentemente è un po' debole. Stefano, ascolta, allora, una settimana fa gli attentati, la strage a Parigi. Oggi come si vive? Che aria si respira? Guarda, veramente posso dire che Parigi è divisa in due in questo momento. Non riusciamo, guarda, io direi che proviamo a risentirci dopo, perché purtroppo quello che ci arriva in studio è praticamente incomprensibile. Adesso vediamo con i tecnici se riusciamo a fare qualcosa. Salviato, stavamo parlando di chi sono questi terroristi, lei li ha conosciuti da vicino, ha avuto modo di parlare con loro, di stare con loro. Che personaggi sono? Adesso, prima ad esempio si diceva sicuramente prendono delle droghe, tutti quanti molto tranquilli anche nelle situazioni di estremo stress. Erano così anche... Sono molto giovani, quello sì, perché quelli che hanno preso me... Sono riuscito a valutare che avevano tra i 20, 18, 25 anni, non di più. Sono ragazzi che, se tu vai anche a guardarli, vengono da una normalità, perché quelli che hanno preso me dall'altra parte della porta, io ero nella stanza, giocavano alla PlayStation, al gioco del calcio, però comunque vivevano col Kalashnikov a fianco. Sono inquadrati, sono convinti, secondo me viene usata anche la leva della religione, perché io non credo che gli alti livelli di Daesh lo facciano per motivi religiosi. C'è la parte economica, il petrolio, il controllo dello Stato, creare uno Stato, controllare il potere. La leva religiosa viene usata su questi ragazzi che si vanno a fare ad avanzare e vanno ad ammassare. Io quelli che avevo, come io faccio un esempio, loro giocavano alla PlayStation e poi sentivo come i rumori di un giochino di guerra, io pensavo fosse un giochino di guerra, no? Un altro gioco della PlayStation, e ci stavano tra la mattina e la sera 5-6 ore. Verso il periodo di settembre-ottobre hanno cominciato a venire nella stanza dove stavo io di notte a farmi vedere dei video del loro gruppo che combatteva in Siria, che combatteva in Iraq, quindi video molto duri, molto crudi, dove la morte era... come nulla fosse, no? Una sera sono entrati con il computer, lo hanno aperto e hanno fatto partire il video. Ho sentito la musica di questo gioco, che io pensavo fosse un gioco. Invece era un video, di cui alcune parti io ho visto nei filmati che hanno fatto vedere negli ultimi mesi, che io li avevo già visti in settembre. Questo video durava un'ora e mezza, lo guardavano 5 o 6 ore al giorno, quindi si facevano un autolavaggio del cervello. Il pericolo viene dalla mancanza di cultura di queste persone, perché possono anche aver studiato, ma c'è un sistema che riesce a lavargli il cervello e a condizionarli anche con l'uso delle droghe, perché quelli che hanno preso me, soprattutto il giovedì prima del giorno della festa, fumavano hashish, ma io so che per esempio in Libia il 40%, io parlavo con un medico ucraino che ci seguiva quando eravamo noi in Libia, mi diceva che il 40% della popolazione giovanile ha problemi di droga, ma a livelli di anfetamine, eroina, cocaina. Quindi è molto facile prenderli e plagiarli. Poi c'è la leva religiosa. La leva religiosa è importante, perché, come ha detto il signor Surme, stanno facendo l'espansione, stanno cercando l'espansione. C'è una parte all'interno dell'Islam, c'è quella parte dell'espansione dell'Islam, e difatti viene fatto tutto da volontari, sono tutti volontari quelli che vanno a combattere con Daesh. Non c'è un esercito che va alla conquista, sono dei volontari che vanno a combattere.
È quello che ci fa paura. E poi noi abbiamo un problema adesso, stiamo espandendo un po' troppo la paura. Dobbiamo un attimo essere sì, coraggiosi, non dobbiamo avere troppa paura, perché sennò facciamo il loro gioco. Certo. Silvano Filippi, parliamo di questi giovani, sono delle figure forse non necessariamente nuove, però forse anche le forze dell'ordine si devono adeguare un po' anche a queste. Beh sì, quello che insegna sicuramente, ma la storia anche non proprio recentissima, io ricordo quel gruppo di origine pakistana che fece l'attentato nella metropolitana di Londra 6-7 anni fa, adesso vado a memoria, forse posso sbagliare. Ecco, non erano così alla deriva dal punto di vista delle droghe e di quant'altro, però anche qui c'era il tratto comune. Del sentirsi inadeguati rispetto a quella che era la mobilità sociale che invece caratterizzava altri che andavano verso il successo e l'affermazione personale. Noi in Italia, diciamo, possiamo vantare dei discreti successi. Abbiamo una capacità di adattarsi dal punto di vista investigativo molto buono, però subiamo dal punto di vista proprio della spinta, dell'esigenza della politica di dare risposte domani mattina e non di programmare un qualcosa che possa ragionare da qui al prossimo quinquennio, al prossimo decennio per prevenire questo tipo di radicamento, scontiamo proprio questa esigenza del far vedere all'opinione pubblica che si è fatto qualcosa domani. E come vuole un antico adagio delle nostre parti, presto è bene non conviene. Perché così si sprecano risorse, non si fa nessuna opera di contrasto e tantomeno nessuna opera di prevenzione. Faccio un esempio per far capire, ma questo è un tratto comune anche all'Europa. Vedo i governi completamente spaesati, incapaci di avere un ragionamento comune che darebbe una forza notevole all'attività di prevenzione. Chiudere le frontiere. Ma a cosa serve, mi chiedo, chiudere le frontiere nel momento in cui tutti questi che fanno azioni di terrorismo sono autoctoni, provengono da quei paesi, sono tutti francesi quelli che hanno fatto gli attentati in Francia, forse uno viene da fuori, erano tutti britannici di seconda o terza generazione quelli che hanno fatto gli attentati alla metropolitana a Parigi, e lo stesso quelli di Charlie Hebdo di alcuni mesi fa. Adottare la misura del chiudere le frontiere è un non senso rispetto a questo. Qui da noi allertiamo, potenziamo la vigilanza agli obiettivi fissi, agli obiettivi sensibili. Ma a cosa serve, mi chiedo, se ti hanno appena dimostrato che non sono, cioè sono pazzi ma non sono stupidi, perché loro vedono nella morte la redenzione, però non sono così stupidi da andare in bocca dove ci sono dei poliziotti. Cioè io potrò mettere tutte le guardie armate che voglio davanti a palazzi o a sedi istituzionali, dopodiché questi ti prendono e ti vanno a fare degli attacchi in contesti completamente sguarniti dal punto di vista della sicurezza, ammazzando l'uomo comune, perché il loro obiettivo è proprio questo. E se non si fa, io condivido molto di quello che è stato qui, se non si fa un'opera di convincimento delle persone che la sfida in questo momento culturale è proprio quella di non farsi recludere nelle proprie abitazioni, di non cedere così facilmente parti della propria sovranità, parte della propria libertà Libertà. per la paura, per il terrore. Se non si fa un'azione di questo tipo, e in questo contesto l'informazione ha un ruolo determinante, si fa il loro gioco. Certo, certo. Sì, Dopo sentiremo anche completamente d'accordo. la voce dei Veneti. Adesso proviamo a risentire la voce di Stefano Fogato da Parigi, ce la dovremmo averlo solo al telefono adesso. Stefano, ci sei? Sì, ci sono. Oh, adesso ti sentiamo bene. Allora, dicevo, passata una settimana, i parigini sono chiusi in casa o hanno ripreso la vita di tutti i giorni? No, ma figurati, figurati, qua praticamente esistono due Parigi in questo momento, cioè la Parigi che è stata vicino all'attentato, dove ci sono stati i familiari uccisi, feriti, eccetera, eccetera, che vivono appoggiati psicologicamente dai municipi del loro arrondissement, eccetera. Ma questa è una parte di Parigi. L'altra parte di Parigi, che è grandissima, ma non vive, continua la sua vita, poi.
Ecco, condividono la politica di Hollande, anche questo allarmismo fatto dal presidente Valls sul possibile utilizzo di armi chimiche. Come è stato accolto? Guarda, dunque, in questo momento io mi rendo conto che i famosi intellettuali francesi, eccetera, eccetera, che sono persone assennate, non stanno ancora in silenzio. Da noi Crozza, Travaglio, Strada hanno già parlato molto chiaramente, invece qua c'è ancora un po' di silenzio, diciamo. È come se questa cosa non se ne parla, è la città più silenziosa d'Europa, credo, sotto questo punto di vista, perché questo fatto è capitato a casa loro. E che cosa vuoi dire? È tutto sempre. Io sono uscito sabato, il giorno subito dopo l'attentato, e i metro funzionavano, nei ristoranti c'erano le famiglie con i bambini, cioè la vita quindi non si sono cambiate le abitudini, insomma, ecco. No, assolutamente. Questo non si vede niente, non c'è discorso sul fatto degli attentati, praticamente. La vita continua e stop, non c'è niente. Ecco, sulla politica di Hollande, questa uscita dicendo appunto c'è stato dichiarato guerra, come è stata accolta? C'è qualche commento? Come è stata accolta da me? C'è Valls, il primo ministro, che sta terrorizzando i francesi da 2 giorni dicendo che si aspettano nuovi attentati, che ci saranno attentati con le armi biologiche, eccetera, eccetera, che trovo di una responsabilità gigantesca, perché non puoi andare a terrorizzare il tuo popolo stesso. Per quanto riguarda la politica di Hollande, che dice che è in guerra, siamo in guerra, come se fossero in guerra da 3 giorni, sono in guerra da un sacco di tempo, come dicevi tu prima, non c'è niente da dire. Io vorrei solamente aggiungere, visto che prima parlavate delle crociate nel 1092, che 50 anni dopo Federico II, re normanno, ha fatto diventare amici gli arabi e gli occidentali, ed è da 900 anni che noi eravamo in pace, 900 anni di pace. Poi è successo che qualcuno voleva portare la democrazia in un paese orientale dove c'era il petrolio, e da quel momento lì a oggi è un bordello a livello mondiale. Certo, Stefano, allora grazie innanzitutto di questo tuo primo intervento. Se vuoi rimanere in linea e seguirci, potrai intervenire eventualmente più avanti nella trasmissione, anche perché abbiamo tanti telespettatori che stanno chiamando per intervenire, ma io volevo far parlare anche gli ospiti che ho in studio. Grazie intanto a Stefano Fogato. Allora, questa Ciao. Cosa grazie a te. Questa cosa dei 50 anni dopo, quello che faceva riferimento... Sì, non c'è dubbio che i tedeschi hanno sempre avuto allora, diciamo i teutonici, avevano sempre avuto una sorta di saggezza nei confronti dei musulmani, perché capivano che andavano lì a imparare. I numeri arabi li abbiamo presi a quell'epoca là, il caffè è arrivato a quell'epoca là, manco conoscevamo che ci fosse caffè. La situazione in Europa era una cosa impossibile, però Luigi IX, che fu fatto poi santo da Bonifacio VIII per ingraziarsi il nipote Filippo il Bello, andò a fare 2 crociate. Peraltro le prese tutte e 2 le volte, tant'è che la seconda volta andò a fare la crociata, ci rimise la pelle. E c'era questa sorta di istinto così aggressivo da parte dei francesi che in altre popolazioni non c'era. Ed erano soprattutto votati a questo viaggio verso
verso la Terra Santa, ecco che era veramente una guerra di religione quella. Poi a finire questa guerra di religione fu Bonifacio, fu Bonifacio VIII, che chiuse le crociate, perlomeno la sua intenzione era questa, poi ce ne furono delle altre, chiuse le crociate e aprì l'anno santo. Invece di andare in Terra Santa, dove per arrivare in Terra Santa il rischio e il conflitto era continuo e costante, disse venite a Roma, passate per le quattro basiliche e sarete ugualmente redenti. E quindi ebbe la grande intuizione che anche questo Papa ha oggi, e peraltro è strano la coincidenza di un Papa Bonifacio VIII che assume il ruolo di pontefice dopo che viene Celestino V ha dato le sue dimissioni, cioè quello che Dante dice fece il gran rifiuto, no? E subito dopo apre l'anno santo. Abbiamo una situazione speculare adesso dove il Benedetto XVI dà le sue dimissioni, Papa Francesco assume il ruolo pontificale in un momento abbastanza critico della Chiesa, così come era critico il periodo in cui Bonifacio VIII prende in mano la Chiesa, e poi subito dopo questo Francesco apre l'anno santo, l'anno quindi santo. C'è una similitudine che sarebbe interessante da studiare. Don Albino, molte voci si alzano e dicono il Giubileo non si dovrebbe fare. Ma no, a me pare che è l'unica voce, quella di Francesco, l'unica voce che non si adegua alle analisi politiche così come non si adegua all'immagine di una paura che viene fatta. Ma perché se è terrorismo lo chiamiamo guerra? La guerra ha un esercito, la guerra ha uno Stato, la guerra ha delle istituzioni dietro, ha un'organizzazione. Qui abbiamo dei ragazzi che sono... Noi in Italia abbiamo un'esperienza sul terrorismo grande e devo dire che concordo, ma proprio pienamente, con tutto quello che ha detto prima Matteo, mi pare. Silvano. E del Sciulpe. Lo condivido totalmente, perché si tratta qua di usare proprio nei momenti di tensione. Ma dove sta la maturità degli stati e la capacità di ragionare e di fare un po' in atto delle azioni coordinate e concordate? Ma non vanno in tilt i singoli stati, chiudono le frontiere, fanno le cose con le persone che sono in casa. La prima cosa, non si può parlare di guerra, è di una irresponsabilità unica Hollande in questo momento, sfrutta a livello politico per se stesso la sensibilità dei francesi tentando di recuperare sul piano politico, ma è il più grande errore che può fare, è questo, sta giocando col fuoco. Bisogna andare a vedere gli affari che ha fatto con l'Egitto, con quanti miliardi di armi ha venduto al posto degli Stati Uniti all'Egitto e quei fratelli musulmani che sono. Bisogna vedere qual è la politica che ha fatto in Africa, dove ha mandato i soldati per risolvere i problemi invece che attuare la diplomazia e tentare di trovare gli accordi fra le popolazioni. Allora io credo che dovremmo tentare, da questo punto di vista trovo il discorso del Papa straordinario, il quale vede tutta questa modalità con cui gli stati, come politica normale e abituale, usano lo strumento della guerra. Questo è veramente il terrorismo peggiore che subisce tutta l'umanità, perché a fette c'è la più grande industria occidentale, che è l'industria delle armi, e devono trovare degli sbocchi. L'Italia, tanto per dire, ha 2,6 miliardi che vanno verso l'Algeria, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi. Abbiamo il 35,5% degli armamenti che vanno verso il Medio Oriente, noi altri italiani, ma a parte questo non soltanto noi italiani. Allora, certo. di fronte a questi dati oggettivi e strutturali, noi continuiamo a ricorrere a tutte le possibili spiegazioni e diamo al terrorismo una risonanza e un'importanza molto superiore all'azione che compie, perché questa azione è diventata un'azione coordinata a livello globale. Ma quale livello globale con questi ragazzi? È anche significativo allora, che... E allora Francesco, da questo punto di vista,
è l'unico che continua a mantenere un atteggiamento non di paura, non di chiusura, la chiesa è di riparo, non è un carcere e non blinda le porte, e mantiene gli impegni che ha preso in Africa, andrà in Africa adesso, anche se è pericolo, e mantiene le cose anche con il giubileo, mantiene gli impegni, la vita regolare. Per me l'unico modo, l'unica risposta normale degli stati dovrebbe essere quella di fare la vita regolare. Invece stanno pompando a tutto spiano, stiamo parlando in continuazione, facciamo dirette per giornate intere in questi giorni sugli attenti, sui ragazzi che hanno fatto, facciamolo sulla solidarietà che viene espressa, e facciamo invece il discorso, andiamo a affrontare il problema delle banlieue. Perché non viene parlato del problema delle banlieue, viene parlato soltanto di quelli che hanno le armi? Perché non affrontiamo i problemi sociali? Scusatemi, ma prima ascoltavo con grandissimo interesse quello che dicevi tu prima. Ma perché i profughi, quando li vediamo in faccia, sono i nostri nemici? Allora, i due pesi e due misure ci sono, e come? Ci sono, e come, i due pesi e due misure? Abbiamo dei poveri, abbiamo dei disgraziati che ci stanno molto antipatici, talmente antipatici che votiamo contro. E abbiamo invece altri, quelli che sono vicini, che questi qua hanno fatto, cioè il mondo intero che sta crollando. Non sta crollando niente, basta stare attenti e risolverlo in termini molto più normali. Certo. E noi italiani su questo abbiamo una conoscenza profonda, perché il periodo del terrorismo in Italia ci ha insegnato un sacco di cose, dovremmo cominciare a rimetterle a disposizione anche gli altri. Io sono d'accordo con quello che dice, però attenzione, questi che adesso stanno arrivando, che sono persone sicuramente per bene, le prossime generazioni saranno quelle che in questo momento si rivoltano contro. Perché o noi riusciamo effettivamente ad integrarli, ma non col buonismo, ma effettivamente troviamo un posto di lavoro, una collocazione sociale dove possano esprimersi le loro capacità di vita, oppure creeremo i ghetti come a Parigi. Il problema però per noi in questo momento è andare oltre il petrolio. Oltre il petrolio, per due motivi. Il primo, perché il petrolio è la maggiore sorgente di conflitto in questo momento, e questo è il problema che c'è dietro. E la seconda cosa, perché il petrolio è il più grande nemico della terra in questo momento. Se noi continuiamo con le risorse, con le energie fossili. Di questo tipo, di energie fossili, noi stiamo distruggendo il pianeta, e sono le due cose da tenere legate, perché le cose si uniranno. Certo. Delle cose. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, dopo rientriamo. Dobbiamo andare in pubblicità, dai, dopo interviene il professor Casa. Tra poco. Negli anni 50.